Mi sentite? Per dedicarmi anche al tema della corruzione. C'è qualcuno, un pilastro. Questo significa rifiutare i rimborsi elettorali. Esatto. No, non è bella questa immagine, no? Tipo un uomo megafono. Vi dicevo, siamo venuti qui con Vittorio, abbiamo fatto delle conferenze stampa a Reggio e a Modena, andrò anche a Mantova la prossima settimana, in quanto, come avete visto, il sistema della mafia si è radicato. C'era una battuta di Spinoza, diceva: la mafia non è che la mafia sia infiltrata nelle istituzioni, sono le istituzioni che si sono infiltrate nella mafia. Sì, varie battute anche sulle primarie del PD facevano queste battute, e è un po' così dovunque. 30 anni di televisioni, a mio modo di vedere, di televisioni berlusconiane commerciali ci hanno distratto la stampa, e questi sono infilati dovunque in 30 anni. Dovunque, a Roma, nella capitale, grazie. Nella città eterna c'è mafia capitale, Buzzi e Carminati si spartivano appalti destinati a, poi a povera gente, magari a risolvere il problema dei Rom, il problema dell'immigrazione, anche lì il problema dei rifiuti, che abbiamo un problema gigantesco a Roma di rifiuti, siamo sommersi, discariche, la discarica più grande d'Europa, malati di tumore dovunque, e il Parlamento non si occupa di questa roba, non si occupa del cancro che imperversa dovunque, che chiunque c'ha un morto in casa di tumore. Il Parlamento non si occupa di questo, non si occupa di corruzione, non si occupa di mafia, cioè non si occupa dei giovani per niente, cioè dei problemi reali no, cioè ma di riforme costituzionali, finte abolizioni di province del Senato che non risolvono nessun problema di cittadini, è sempre così. E noi stiamo sempre in piazza, abbiamo rispettato tutti i patti, cioè qualcuno magari ha le sue idee, non è del Movimento 5 Stelle, io le rispetto, però c'è da dire che non c'è una promessa elettorale, un punto del contratto che abbiamo preso con i cittadini prima della campagna elettorale che noi abbiamo disatteso, e questo è un orgoglio per chi è del Movimento, che sta dentro e esattamente rispetta un contratto, perché per noi con l'elettore si stipula un contratto, l'elettore è un datore di lavoro che paga il rappresentante nelle istituzioni, che ha un contratto, io ho un contratto a tempo determinato, è come se ho un cocco pro fatto dai cittadini italiani nei miei confronti, e quando finirò il mandato entrerà qualcun altro. Questo c'è sempre da dire, se abbiamo la possibilità ancora, la credibilità di stare sempre in piazza, sempre senza scorte in questo modo, è perché abbiamo rispettato tutti i patti. Noi riteniamo che da qui ci vorranno anni per fare una rivoluzione culturale in Italia, perché poi la mentalità un po' egoista di guardare il proprio giardino è radicata. Io ho organizzato a Roma la notte dell'onestà e ho capito che non è poi un'attività che porta voti, anzi c'è qualcuno in Italia che dice: quelli sono onesti, è meglio non votarli, è vero, non è una battuta, cioè, perché comunque io so qualcosa che magari è un paradosso, ma è così. Invece la notte dell'onestà è proprio un esempio di cambio culturale, ne organizzeremo una nei prossimi mesi a Reggio Emilia per dare un segnale forte anche rispetto alle infiltrazioni dell'Andrangheta qui in questa regione, che era all'avanguardia su tutto, polo di eccellenze, Reggio Emilia, una città comunque che funzionava. Io ho visto appartamenti sfitti, speculazione edilizia, ho visto quei ponti fatti dall'architetto spagnolo sull'alta velocità, che quando c'è gente che muore di fame, gente che muore di tumore, insomma, prima di costruire quella roba bonifichiamo le scuole che c'hanno l'amianto, no? Penso che sia una cosa logica, però evidentemente lì non si può speculare. Questo è il sistema e vi chiediamo una mano sia nella raccolta firme, perché guardate che anche la vittoria in Grecia può segnare un momento importante, al di là delle idee di ognuno. Qui ci sono dei popoli in Sud Europa che si iniziano a muovere, a ribellare, a partecipare, e ci vorrà del tempo, però la strada, io sono convinto che sia quella giusta, quella della coerenza. Considerate che Tsipras ci ha messo 10 anni per arrivare al governo, e in Grecia non c'è un'infiltrazione del crimine organizzato nelle istituzioni così alta come in Italia. Il livello di corruzione che c'è in Italia è il più alto d'Europa, le mafie in Italia detengono un potere inimmaginabile, per cui noi abbiamo da affrontare davvero dei poteri fortissimi, quindi questi partiti capaci di rinnovarsi esclusivamente cambiando una faccia, ma mantenendo sempre le stesse identiche qualità intrinseche, no? Guardate anche oggi la Lega. Guarda, io non ce l'ho per forza contro la Lega, che 20 anni fa rappresentava pure magari un movimento antisistema, aveva delle idee. Io sono di Roma, non ho mai potuto ovviamente dal punto di vista culturale votare la Lega, però rispettavo anche un programma. È diventata quella che è diventata quando si è infilata nel sistema, ha governato con Berlusconi. Oggi la Lega è sempre la stessa, però mette una faccia nuova e la gente crede che sia una faccia nuova, ma non ci dimentichiamo che in questa settimana hanno rinviato a giudizio Bossi e Belsito perché compravano diamanti in Tanzania con i soldi nostri.
cioè questa è anche la Lega, o come il Partito Democratico che si rinnova con un uomo, lo metti lì davanti una faccia giovane, ma poi il sistema è sempre quello clientelare, svuoto di scambio, cooperative rosse che infilate purtroppo dal crimine organizzato, e soliti potentati, primarie truccate in Liguria con cinesi per far votare il candidato più di sistema, cioè questo è il Partito Democratico. Io lo votai una volta, anni fa, poi tutti, mi sono disintossicato. Tutti, bravo. E mi sento una persona nuova, sapete quelli che fanno tipo dopo oggi? Sono uscito finalmente dal tunnel e ho visto. Dobbiamo andare avanti, ogni tanto andremo un po' di più in TV, però noi siamo, cioè la nostra particolarità è questa, è quella che veniamo qua di domenica mattina, non in campagna elettorale, perché non chiediamo i voti a nessuno, io neanche so quando si voterà. Chiediamo consapevolezza, che è diverso. A maggio scorso si è votato, cioè ci deve andare tempo. Ci andremo di più, però questo vi dico. No, ha ragione, io però ogni tanto sono anche andato da Bruno Vespa l'altro giorno. Fantastico. Forse è vero che fa sempre così. Sì? È vero. Sì. Ma è vero. Mi ha fatto più domande a me in una serata che in 20 anni a Berlusconi. È vero. È una cosa incredibile. Però io sono contento, però sappiate che ci dobbiamo andare però anche senza, scusate il termine, no, vabbè, inflazionarci. Esatto, poi tra l'altro io ho riconosciuto la sua qualità di giornalista, se facesse il giornalista pure quando viene Renzi, Berlusconi sarebbe meglio. Però dire quello che fate, perché sono i figli che ce lo dicono, noi non lo sappiamo. Però questa è una bella rivoluzione che glielo dica al figlio, perché significa che sta passando qualcosa. L'altro giorno a Piazza del Popolo erano tutti giovani, questa cosa è anche bella. Signora, noi andremo di più, però deve pure capire che quando noi andiamo in televisione è come andare in guerra. Non è che andiamo con un giornalista che il suo obiettivo è quello di far conoscere il nostro lavoro. No, il suo obiettivo è farci fare una pessima figura in televisione. Esatto. È questo. Poi non ci riescono. Sì, poi non ci riescono. Però è pur vero, io questo lo dico sempre, che noi siamo anche credibili perché lavoriamo in Parlamento e stiamo in piazza. Se stessimo sempre in TV come Gasparri, la Santanchè, Salvini, Renzi, veramente il TV, la televisione si accende da sola e compare Renzi. Renzi o Salvini. Prima o poi la gente dice, ma questi non stanno, cioè, ma Salvini non dovrebbe stare a lavorare al Parlamento Europeo dato che gli paghiamo uno stipendio di 7, 8, 9 mila euro al mese? Perché sta sempre in TV e non sta a lavorare? Cioè, noi crediamo che questa alla fine possa passare. Se invece magari mi vedete la faccia mia accanto a quella di Gasparri, un distratto potrebbe pensare non c'è differenza. Invece vi assicuro che siediti lontano da lui. Che differenza? Che c'è differenza. Cioè anche questo, alla lunga, noi crediamo anche a questo, una comunicazione alternativa, come dire, libera. Io l'altro giorno ho fatto un intervento in aula sull'abolizione sul dimezzamento degli stipendi parlamentari. Non ne ha parlato chiaramente nessuno, l'ho piazzato su Facebook, sul mio Facebook, qualcuno l'ha visto, sapete quante persone l'hanno visto, hanno fisicamente cliccato? 1.800.000 persone, cliccato, cioè è arrivato sulle pagine 9 milioni di persone, però che l'hanno visualizzato 1.800.000 persone, di più dell'ascolto di Santoro. Di oggi, cioè servizio pubblico fa meno ascolti di quel se consideriamo video. Le condivisioni. No, grazie ovviamente tutto grazie alle condivisioni, cioè è pur vero che sta cambiando un meccanismo e noi siamo piazza, carne, treni regionali, perché siamo trolley rotto tra l'altro, perché ho fatto un errore gravissimo, ho comprato un trolley cinese, non lo farò più, scusate, made in Italy, vergogna mia, made in Italy sempre, alle volte però in Italia si mettono, fanno le cose e mettono made in Cina, è una battuta che fece Beppe Grillo, a Napoli dice, no, la battuta che fece Beppe, no, ma è incredibile, sì, in Parlamento non si parla della colonizzazione economica cinese, che c'è, non è che tu sei razzista a dire che io vengo da, mio padre è di Città Castellana e lì c'è un problema delle ceramiche, perché arrivano le ceramiche cinesi, lì si lavora senza diritti ed è un problema enorme, solo che se tu dici questa cosa ti danno del razzista, ma che cosa c'entra il razzismo? Tu devi proteggere i prodotti fatti in Italia, devi proteggere la cultura italiana, fatta anche la cultura italiana è fatta anche da scambio culturale, per l'amor di Dio, però devi proteggerla, né con la xenofobia della Lega, né con il buonismo boldriniano dell'avanti c'è posto per tutti.
la adori la politica. Non sui banchi del governo. Come? Non sui banchi del governo. Esatto, no, sui banchi del governo no. Quindi vi ringrazio, cioè noi siamo questo, siamo le piazze la domenica mattina, anche se con la neve ieri a Reggio qua grazie a Dio non c'è, siamo la rete perché la rete ci permette di rompere quell'intermediazione, no, che c'è oggi, il sistema di comunicazione intermedia, cioè fa sembrare un pensiero un altro. E con la rete questo non è possibile, per cui vi chiedo uno sforzo, signore, io farò uno sforzo e andrò maggiormente in televisione. A lei vi chiedo uno sforzo, si faccia aiutare magari dai suoi figli ad andare un po' più sulla rete. Mia madre ha regalato l'iPad, ormai è iPad dipendente, pubblica, condivide cose di tutto. Come? Sì, però sta, sì, chiaro, però sta cambiando, io noto pure questo, il percorso è lungo, cioè noi che pensavamo che entravamo in quel palazzo di squali che abituati a fare accorducci in ogni modo, con tutta la stampa a favore, con i voti qualcuno anche di criminale, crimine organizzato, e capaci di unirsi tutti quanti contro di noi, tutti quanti contro di noi, pensavamo di riuscire a scardinare questo sistema in un anno e mezzo, io sono entrato in Parlamento un anno e mezzo fa, se ci pensate, un anno e mezzo fa. E sono sorte molte personalità credibili nel movimento. All'inizio eravamo, no, ci descrivevano come quattro bamboccioni deficienti, non capaci di far nulla. Invece abbiamo dimostrato di essere delle persone oneste, valide, preparate, competenti, capaci magari anche di mettere sotto questi mostri sacri dell'informazione televisiva che in realtà non avevano mai fatto i giornalisti fino a quando noi permettiamo a loro di tornare a fare il loro mestiere, cioè tornare ad essere giornalisti e smettere di essere lacchè dei potenti di turno. È così, quindi vi chiediamo uno sforzo, la strada è quella giusta, torniamo adesso al banchetto se qualcuno non ha firmato, io chiamo Vittorio Ferraresi che ci può dire qualcosa. Vittorio? Alessandro? Vieni qua. Scusa, vieni qua. Io avrei una domanda. Prego. Proprio sull'euro. Prego. Visto che voi avete collaborato con l'economista Nino Galloni, giusto? Con tante persone abbiamo parlato, sì. Lui giustamente parlava più che di un'uscita dall'euro, di provare a fare come la Danimarca una doppia valuta, cioè per il welfare interno, certo, una moneta sovrana svalutata, certo, e per importazioni, esportazioni, turismo e capitali, certo, rimanere nell'euro, che certo, così ci sarebbe solo da guadagnarci. Aspetta, ora lo prendo io. Considerate una cosa e lascio la parola a Vittorio. Considerate, negli ultimi anni sono state, avuto fine molte unioni monetarie nel mondo, molte. Io mi sento veramente... No, stai lontano dal microfono, quello. Stai lontano dal microfono. Molte unioni monetarie si sono, diciamo, sciolte negli ultimi anni. Quello che noi vogliamo fare con questa raccolta firme, in primis, è creare dibattito e consapevolezza, perché non si parla nel mainstream della grande comunicazione di temi come l'euro, perché hanno paura di parlare e di dire la verità. Quindi creare un dibattito, un referendum. Noi vogliamo semplicemente dare la possibilità ai cittadini di esprimersi con un referendum, oltretutto consultivo, perché la Costituzione non dà l'obbligo poi del rispetto dell'esito del referendum, è un referendum consultivo con il quale il popolo italiano si esprime. Poi le modalità di uscita dall'euro si devono definire assieme ai paesi che vogliono uscire, e si può creare un euro a doppia velocità, una moneta alternativa mantenendo l'euro per certi pagamenti e per la soddisfazione della domanda interna, una moneta alternativa. Ci sono tante possibilità. Quello che però non dobbiamo riprenderci è la sovranità monetaria, cioè la possibilità da parte di un istituto pubblico e nazionale come una banca pubblica e nazionalizzata, una banca d'Italia che appartenga al popolo italiano e non a istituti di credito privati, di stampare moneta e quindi di avere quella leva politico-monetaria da utilizzare quando è necessario. Cioè gli Stati Uniti dopo la crisi del 29 utilizzarono la leva monetaria per rilanciare interventi pubblici, rilanciare l'economia attraverso il New Deal di Roosevelt, se ci pensate. Oggi noi non possiamo fare questo perché abbiamo dei vincoli. Non possiamo stampare moneta e abbiamo dei vincoli economici imposti dall'Unione Europea che ci impediscono di investire in determinati settori a debito. Cioè, che cosa fa un'azienda? Un'azienda di Ferrara che vuole diventare più moderna e più competitiva richiede, quando lo concedono, un prestito a una banca, investe sulla propria azienda cosciente del fatto che grazie a questo investimento possa recuperare credito e restituire il prestito alla banca e investire, appunto, magari fare nuove assunzioni. Così fanno le imprese che vogliono modernizzarsi.
lo Stato italiano lo può fare. Se noi volessimo appunto oggi investire su l'agricoltura sostenibile oppure sulle rinnovabili che creano posti di lavoro, oggi le energie rinnovabili creano posti di lavoro, non lo possiamo fare perché c'è un vincolo del 4% che ci impone di non poter spendere a deficit. Spendere a deficit in determinate fasi storiche è l'unica necessità, l'unica possibilità per uscire dalla crisi. O si svalutano alle volte le monete, oppure si svalutano i diritti dei lavoratori, quello che stanno facendo oggi con il Jobs Act, con il TTIP, cioè questa è la logica, svalutare il diritto del lavoratore. Noi vogliamo riprenderci la sovranità alimentare, energetica, politica, dell'informazione, per questo facciamo anche questo che fa lui, e monetaria, e poi vogliamo fare una battaglia, e la stiamo facendo onestamente, nessuno l'ha mai fatto una battaglia contro le mafie e contro la corruzione come la stiamo facendo noi, facendo i nomi veri, sono tutti bravi a fare l'applauso in Parlamento quando si ricorda Falcone e Borsellino, noi facciamo i nomi della gente coinvolta, riceviamo minacce, atti parlamentari, stiamo in piazza a gridare fuori la mafia dall'Emilia, e in questo, per questo lascio la parola a Vittorio che si dedica alla giustizia, è un bravissimo portavoce alla Camera della Commissione Giustizia. Una volta per protestare contro varie violazioni regolamentari occupò la Commissione Giustizia da solo. Mi chiamo, poi lo chiusero dentro, no? E mi chiamò da dentro e mi disse: Alessandro, io sto qui alla Commissione Giustizia occupato. Ah, quanti siedi? Sono da solo. E non potevo uscire, l'avevano chiuso dentro. Sì. Vittorio Ferraresi che è qui di Finale Emilia. Grazie, perché la domenica mattina è sempre difficile uscire con questo freddo, per fortuna stamattina c'è il sole, abbiamo raccolto tante firme, insomma è un bel momento di democrazia, perché vedete è proprio la democrazia che ci vogliono togliere in questo paese, non solo con il Jobs Act e altre riforme assolutamente incostituzionali, ma anche con la voglia di fare. Avete visto in Emilia Romagna il forte astensionismo, l'informazione televisiva, quello che succede, gli scandali, Expo, Mose, Roma Capitale, adesso l'andrangheta in Emilia che ormai non è più un'infiltrazione, l'andrangheta si è radicata, in Emilia va sradicata assolutamente. Noi dobbiamo cercare di capire e denunciare ogni singolo fatto che avviene anche vicino a noi, perché anche nei piccoli comuni la corruzione che ci toglie, secondo le nostre stime, 150 miliardi l'anno, non è solo la corruzione ad alti livelli, non è solo la corruzione Expo, la corruzione Mose, è anche la corruzione nei comuni, dei funzionari. Noi abbiamo visto, vengo da Finale Emilia, appunto hanno messo agli arresti domiciliari un funzionario dei lavori pubblici del comune di Finale Emilia perché aveva, secondo gli inquirenti, compiuto atti contrari insomma al suo ufficio ed era in collegamento con un imprenditore Bianchini Costruzioni che è adesso ora in carcere a Parma con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, reati ambientali ed estorsione. Quindi cioè, sono tutti reati pesantissimi in un'Emilia che si credeva avere gli anticorpi per combattere la criminalità organizzata. Ci sono stati 117 arresti, per non parlare dell'altra fronda che è poi quella dei casalesi che ancora opera sul nostro territorio. Ma diciamo che abbiamo dato una prima mazzata appunto all'andrangheta, non grazie, come dice Bonaccini e il Presidente della Regione, grazie al buon funzionamento dell'apparato burocratico delle regole, grazie alla magistratura e ai cittadini che hanno sempre denunciato in questo territorio ed è grazie a loro che sono state scoperte queste cose. Noi denunciavamo e facevamo esposti sull'amianto che Bianchini andava a distribuire per mezza Emilia Romagna dal 2012. Dal 2012 prendevamo carta e penna, denunciavamo alla Procura della Repubblica le cose che stavano succedendo. Guardate, queste persone, tra i reati ambientali che hanno commesso, si suppone che hanno commesso, hanno messo l'amianto sotto scuole, sotto container dei terremotati, sempre le persone, come diceva anche tu Alessandro, per Roma, appunto, che appunto controllavano le imprese, controllavano gli immigrati appunto e i rifugiati, i profughi, ecco in questo i Rom oppure altre persone, questi mettevano l'amianto sotto nei cantieri dove lavoravano, quindi contavano i terremotati e scuole, questo è assolutamente una cosa gravissima, perché a farne le spese sono sempre i più deboli, ecco questo noi non lo dobbiamo più permettere, dobbiamo pretendere che ci siano degli amministratori attenti, che non solo dicono ma la mafia noi non l'abbiamo mai vista, voi l'avete mai vista, perché il sindaco l'altro giorno ieri del nostro comune ha esordito così, cioè ha detto voi non l'avete mai vista, io non l'ho mai vista la mafia, non so che,
Ma noi la denunciavamo nel 2010, pensate, lei così, una ditta infiltrata dall'Andrangheta, Fratelli Mamone, Operazione Pandora di Genova, veniva a lavorare nella bonifica dell'ex zuccherificio di Finale Emilia, per esempio. Nel 2010 noi le abbiamo denunciate, questi non sapevano. La mafia non c'è bisogno di vederla in faccia, se ne sente l'odore. Se ne sente l'odore, se tu senti l'odore, forse è già troppo tardi. Allora noi abbiamo bisogno di amministratori e di leggi che siano efficaci. Gli amministratori in questo caso possono essere o collusi o sprovveduti se non controllano adeguatamente. I collusi verranno accertati dalla magistratura, gli sprovveduti devono giudicarli i cittadini, hanno una responsabilità politica enorme. In entrambi i casi questi amministratori non ce li possiamo permettere e devono andare tutti a casa. Quindi, e questo è importante, il controllo da parte dei cittadini. Quando le amministrazioni non controllano dobbiamo essere voi, dobbiamo essere noi a controllare. E per fare questo abbiamo bisogno di una legislazione forte. Quale tipo di legislazione forte può contrastare questi fenomeni? Se in Parlamento ci sono condannati, indagati, prescritti per reati anche gravi, non è possibile che gente che sia dentro in prigione, domiciliari, fuori dal Parlamento, come Galan, che si sta godendo il suo patteggiamento nella sua villa, possa ricevere ancora l'indennità da presidente della Commissione Cultura. Non è possibile che ci siano parlamentari che rappresentino l'Italia nel mondo, l'Italia, e si facciano portatori di interessi contro la corruzione che ruba il futuro ai nostri figli, e poi noi abbiamo tutte le più grandi opere pubbliche infiltrate dall''Ndrangheta, infiltrate dalla mafia. Allora i discorsi ipocriti di certi politici io non li vorrei più sentire, vorrei sentire dei fatti al posto delle parole. Dei fatti sono delle leggi anticorruzione efficaci, dei programmi di lotta alla criminalità organizzata efficace, il falso in bilancio. Sono contenti solo perché l'hanno trasformato come reato perseguibile d'ufficio, accordo dalla maggioranza, reato perseguibile d'ufficio. E poi lasciano le soglie, delle soglie in cui appunto il soggetto non è punibile, dicendo ma sì per errorini delle piccole imprese. Bene, allora escludiamo questi piccoli errorini delle piccole imprese, ma puniamo le grosse imprese, i grossi evasori che togliono il futuro ai nostri figli, perché sennò questi soldi se li ciucciano tutti loro. Noi possiamo pagare veramente tante tasse, ma se li ciucciano tutti loro questi soldi. Altro che soglie di punibilità. Autoriciclaggio, prescrizione, guardate, attenzione quando vi dicono che fanno le leggi contro la corruzione, contro la mafia, l'autoriciclaggio, il falso in bilancio, la riforma della prescrizione, perché le faranno? Le faranno, ma le faranno tutte inefficaci, frutto di un compromesso politico con l'attuale governo di centrodestra, che non vuole far funzionare la giustizia in questo paese. La sinistra ha parlato per 20 anni di conflitto di interessi, ha parlato per 20 anni di riforma della prescrizione e abolizione dell'ex Cirielli, ha parlato 20 anni di autoriciclaggio e falso in bilancio. Quando ci saremo noi, butteremo giù tutte le leggi del governo Berlusconi, del governo vergogna Berlusconi. E ora che sono al governo cosa fanno? Niente, niente, guardate, guardate, badate bene dei titoli e ditelo alle persone che conoscete. Tutte le leggi che faranno, andate a vedere, ve le spieghiamo. Contattateci, ve le spieghiamo, saranno tutte frutto di compromesso politico e saranno assolutamente inefficaci. Una legge inefficace serve solo a fare uno spot, come l'abolizione a finanziamento pubblico ai partiti, come la finta abolizione delle province, serve solo andare avanti dal punto di vista elettorale. Finché i poteri forti di questa Europa ci stringeranno, finché non ci rimane più un soldo, ci comanderanno, ci diranno cosa fare, cosa vestire, cosa mangiare, se dobbiamo andare nella salute pubblica o nella salute privata, far riferimento. Non ci lasceranno più niente. Questo non è un referendum solo per una moneta, è un referendum per decidere cosa vogliamo fare della nostra vita. Grazie. Brava! Torniamo a firmare però? Della riforma sulle banche, SPA, la Bosch, queste robe. Io non l'ho ancora letta io. È troppo lunga. Io ancora non l'ho letta, beh. No, beh. Io ancora non l'ho studiata. Adesso sta arrivando questa settimana la riforma, quindi il testo io sinceramente non l'ho visto, però si tratta semplicemente di trasformare appunto istituti creditizi che hanno un certo regolamento, perché hanno un livello, chiaramente non competono con i grossi colossi, diciamo, bancari, hanno un livello una regolamentazione inferiore, perché chiaramente stanno sul territorio, non sono banche a livello internazionale come Unicredit o altre.
quindi stanno cercando di costringerle praticamente o a rispettare questi canoni oppure a farli trasformare in SPA. Questo chiaramente va a svantaggio di tutte quelle, è come la legislazione sulla tassazione dei piccoli negozi, cioè se tu vuoi lavorare, no? E non vuoi fare, tu ti accontenti di portare a casa il tuo stipendio per la tua famiglia, per sopravvivere, e non sei un grosso imprenditore che non hai magari un centro commerciale enorme, che non ti puoi permettere di pagare una tassazione così alta, ma perché Stato tu non mi garantisci di vivere dignitosamente anche se io mi accontento di poco? Perché no, lo Stato ti colpisce che tu appunto voglia portare a casa anche un minimo stipendio per la tua famiglia, no, tu devi sempre trasformarti in qualcosa di più grosso. Perché lo fanno? Perché i loro amici, è sempre lo solito discorso, perché i loro amici imprenditori delle multinazionali, poteri forti, hanno sempre quell'interesse di mantenere il controllo più vasto lo mantieni solo con una legislazione che punisce i deboli a favore dei forti, e ovviamente qui il piccolo negoziante non può più riuscire a stare in centro storico, magari fare la sua attività popolare in centro storico, perché c'è il grosso imprenditore che poi ti ruba tutto. Questa è la logica, e questa logica sai cosa porta? Porta una ricchezza che andrà sempre nelle mani dei pochi, sempre, andrà sempre a restringersi, e una povertà che, ahimè, arriverà a coprire livelli più alti della popolazione in termini numerici. Questo è il concetto. Chiudiamo qua perché mi sta venendo il braccio di grazie a tutti ragazzi, grazie davvero. Grazie a voi.